Salve a tutti ragazzi, la sesto tappa del Partenopea turno. Non so se è già iniziato sinceramente. Cioè dovrebbe... Oh, quando rimane fisso. No, quando inizia a fare... Vabbè, no, quando inizia la partita, ok. Vabbè, noi parliamo. Ok, noi parliamo. Parlate, non si registra niente, cazzo. Esatto. Salve a tutti ragazzi, alla sesta tappa del Partenopean Tournament, Volver Edition. Ora abbiamo il nostro... Dudu ci sta. Ora abbiamo... Il nostro ospite. Il nostro ospite direttamente da Milano, dalla Sicilia. Blue Link. Blue Dull. Blue Dull. Abbiamo vabbè, al commento Pref Riusei, esatto. Pref che c'ha gli occhiali appannati. Perché fa un po' caldo, sembriamo gli ebrei. Si può dire? Sì, sì. Ah, ok. Tutti odiano gli ebrei. Tutto, perché siamo veramente gli ebrei. Abbiamo una voglio aiutare io contro Lucas. Ok, Pref se ne va perché Treppo fa i capricci e vuole commentare lui. E sta per arrivare tutto contento. Signori, eccolo. Match che a cui tengo davvero tanto. Vediamo lo scorso vice campione dello scorso Partenopean Tournament, Lucas, la rivelazione di questi ultimi tornei, e Blue Link, Blue Dull, signori, l'ospite speciale di questo Partenopean Tournament, direttamente da Palermo, già passato il primo turno e ora si scontra subito con uno dei grandi della Terra Screw e della community. Carota King contro Dui. Ah no, c'è Lucas contro Dui. Un match che ha visto e rivisto tante volte il nostro duel Luigi per Lucas e Villager, il secondo migliore in Italia. Per duel. Vediamo come va questa partita. Vediamo che comincia con questa jab, l'iniziale vantaggio, ma rompe tutto con un nair che rompe tutto e fa 12 danni, pareggia quasi il tutto, 17-18. Vediamo che Luca cerca di piazzare la palletta, poi la presa, ma Dull conosce molto bene il personaggio, cerca di camperare, è nel migliore dei suoi modi per cercare di stare a distanza. Mi sembra anche giusto, ovviamente Luigi con le prese e tutto il resto è fastidissimo. E poi Dull non ama tanto la palletta di fuoco. Ovviamente. Oh, ha cercato di dire che arriva il proiettile dall'altra parte. Cecchinato Lucas, che soffre particolarmente i villager. Vediamo, serie di rollati. Non riesce ad entrare Lucas, molto in difficoltà. Dull con questa serie di fiondate, anche se non troppo veloci, devo dire la verità, ma funzionano molto molto bene in questo momento. Anche perché Lucas è abbastanza di legno in questo momento, non riesce ad entrare, ma penso che quando riuscirà a fare la presa inizierà a fare molti moltissimi danni, anche se anche la percentuale chilare, comunque è salita tanto, è riuscito a fare quel danno. Però ogni po' di sono in pari merito, diciamo, in questo momento. Ok, ci riprende Pref per non dare coaching, ma noi non l'abbiamo fatto. Comunque siamo ancora in una fase di studio, ovviamente, perché nessuno osa piazzare una smash per cercare la kill. Hanno raccato per percentuale senza fare nessun attacco forte. Infatti attacchi da spacing. Dull sempre a distanza, Lucas ancora a distanza. Non riesce ad entrare. C'è bisogno cerca l'accetta davanti all'albero. Boss fight adesso, bisogna stare più. Cerca di camperare per trovare la kill. Ma qui ancora niente. Luca lì vicino. Ha avuto brutte esperienze con questo albero qualche mese fa. Ma vediamo che qua se la cava molto molto bene. A Pair. Non entra, palletta. Il dash attack punito con la fionda. 112-120, ancora pareggio. Bruno non ha ancora piazzato una smash. Okay, ma è la smash di Luigi, di Lucas, che manda nelle stelle Duilio. E quindi Villager. Ottimo pivot grab. Se l'avesse fatta con Rage, questa avrebbe ucciso. Questa l'avrebbe ucciso sicuramente. Vediamo lì. Cerca di piazzare là. Lenta con la roll. Duilio non punisce con la palla dall'altra parte. Ruilio. Abbiamo lì, metteremo ottimo read, ottimo bait senza prendere neanche un percento. Infatti, fatto un ottimo bait coltivando l'albero. Lucas andando sopra, Duilio ha letto la cosa e ha usato l'up smash, quindi pareggio di nuovo tra questi stock. Si buttano palle. Pallina contro pallina. Vediamo lì, cerca il solito down air. Velocizzando un po' il match. Duilio sempre con il solito down air che è stato letto e quindi studiato da Lucas e quindi counterato da un normalissimo scudo. Scudo che peggiora peggior nemico di Duilio, lo ricordiamo. Ovviamente. Attenzione, cerca di entrare nel giroide che nei primi frame ovviamente non è tangibile e quindi Lucas ne può approfittare. Cerca questo smash che avrebbe potuto trovare la kill al 91% di reject effect.
Vediamo lì, rolla all'indietro. Fuoco batte acqua, oh, e non di nuovo Lucas non ci casca. Lucas si tiene molto molto a distanza. Oh, forse bella, è la tattica migliore contro il villager. No, okay. Vediamo lì, cerca l'accetta. Ancora è una fase molto molto neutrale, devo dire la verità. Oh, c'è la cetta, mamma mia. Ma l'albero non cade. Due secondi in più in meno all'albero. Nerf. Già non è forte villager, me lo nerfano pure. Insomma, cerca il back air. Cerca il back air. Non osa l'up B che avrebbe punito inevitabilmente Lucas. Andiamo lì. Cerca questa serie di fionde. Non ancora troppo veloce, deve ancora prendere confidenza col pad. Duino. Oh, bello. Lo sta costringendo a fare azioni unsafe col gironio. Luigi è costretto a tenere quasi sempre lo scudo e usare la palletta in questo modo. Perché è davvero difficile. Attenzione, questo mamma potrebbe essere punito. Il primo palloncino se ne va, ma niente d'altro. Dai, down smash che va. Secondo me con la DI poteva salvarsi Duilio. Ma questo non era lo sfidante segreto. Che ha fatto? Ha perso. Blue Tool. Deve riprendersi un po'. Si deve riprendere un po'. Però non è 1-0 per Lucas. Non era messo malissimo comunque. No, infatti il match è stato equilibrato per tutto il tempo, ma nessuno dei due ha acquistato una velocità tale da poter dare un ritmo maggiore a questa partita. Vediamo come verrà counterpiccato Lucas e se cambierà personaggio, perché ricordiamo che Lucas certo, è vero, metterà Delfinia, però Delfinia piace anche a Luca, quindi vedremo. Hanno messo stessi personaggi, sempre Town and City stage, che può andare molto bene per Village, per il camping, grazie alle piattaforme. Però per le kill verticali va bene anche per lui. Oh, ovviamente. Il tetto non è più alto, no, è più basso. Più basso. Non è solo il basso in zona laterale. Oddio, sto impazzendo. Insomma, anche a me pare strano, però. No, mi pare più alto, per la verità. No, no. Comunque, il gioco di Duilio potrebbe essere improntato su queste palle da bowling che scendono dalle varie piattaforme. Ce l'ha fatto vedere un assaggio di qualche secondo fa. Vediamo che non ancora acquisisce la velocità tale da poter mettere pressione a Luigi con la fionda. Mentre Luigi invece ha preso un po' di confidenza e inizia a entrare con gli aerial. Prima ha piazzato due belle prese. Direi che Lucas sta in un vantaggio mentale abbastanza maggiore. Ma ottimo feed da parte di Lucas, che piazza il sub e manda nelle stelle. Certo, il pugnone di Luigi manda villager a casa. Sta sulla postazione. Vediamo se riesce a riprendersi da questa kill. È che difficile, è stata non tenta la true combo. Più che altro a livello psicologico è stata molto cattiva. Infatti, molto difficile. Oh, ottimo. Oh, non tenta la player, anch'io. Piazza la palla, Luigi non ci casca. Andiamo lì, barriera, non la punisce. Oh, piazza il gironio. Sta giocando abbastanza bene. È Duilio che è molto di legno. Ottimo. Ok. Piazza. Vabbè, dai, 29% è recuperabile. Bene, è recuperabile. Bene. Inizia a camperare Duilio. Semina l'alberello da Palermo, da casa sua. Però va ad ingaggiare a Napoli Lucas. Era un albero di limone. Vediamo, presa. A pair. Non collega con l'altro a pair. Si rifugia, tenta la palla. Non va. Tenta di riprendere, ma non so, si rende vulnerabile. Di nuovo down smash. È nervoso Duilio in questo momento. Infatti Lucas ne può approfittare. 108% è un vantaggio. 100% di vantaggio. 100% di vantaggio per Lucas. È davvero tanto Duilio. Però ricordiamo che Luigi non è difficile da gimpare, quindi... Ovvio, sì. E Duilio è il villager, un personaggio che permette un gimp molto molto early. Tra la palla e tutto. E c'è, sì, infatti. Però quel 139%, una qualsiasi smash potrebbe mamma andare. Mamma mia, attenzione, il Nair poteva uccidere il nostro Dul. Oh, mette la jab. La smash la evita. Per il rotto della cuffia Duilio si salva qui. Ancora 37%, 151, il massimo del Nair. Ma qui il neutral Nair che entra. E Lucas si porta per 2-0 il match contro Dul, che già al secondo turno ospite in loser bracket contro un sorprendente Luca Carlino, che in questi tornei si sta facendo notare davvero davvero tanto. Sì, ha giocato veramente bene, veramente ottimo. Penso che Duilio si debba sbloccare un po' di più. Penso che possa andare un po' più avanti in loser bracket, perché non va bene che sia così. Va bene, e dunque questa partita è finita, ma abbiamo registrato. Un saluto da Andretto e Rio 6.